La cittadella giudiziaria più vicina è più raggiungibile grazie al nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria ed il nuovo Palazzo di Giustizia di Salerno, un sottopasso pedonale che assicurerà tramite un tunnel celere la mobilità più semplice degli addetti al lavoro e dei cittadini tra il centro della città di Salerno, sul lato Corso Vittorio Emanuele, e la zona dell'Irno di Via Vinci Prova, della Lungo Irno per intenderci. 15 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, così è stato possibile avviare l'intervento, a ricordarlo direttamente il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che dal palco ha anche ribadito lo sforzo profuso negli anni per la realizzazione e la nascita dello stesso Palazzetto di Giustizia di Salerno e, approfittando poi della presenza di RFI, ha ribadito la volontà di prolungare la metropolitana leggera di Salerno fino all'aeroporto Costa d'Amalfi di Ponte Cagnano. La realizzazione di un tunnel che collega la stazione ferroviaria centrale direttamente con la cittadella giudiziaria. Un'opera di grande architettura progettata da David Chipperfield. Con questo nostro finanziamento regionale completiamo il collegamento fra stazione centrale e cittadella giudiziaria, quindi creiamo una situazione di grande fruibilità da parte degli utenti dell'area nord e dell'area sud della provincia, ma insomma si arriverà direttamente in ferrovia e dalla ferrovia direttamente alla cittadella. Siamo molto contenti, anche perché questo intervento delle ferrovie è collocato dentro altri interventi che riguardano l'elettrificazione della rete ferroviaria Benevento-Avellino-Salerno per eliminare quanto più possibile passaggi a livello, e contiamo di avere per settembre il progetto preliminare per il collegamento via metropolitana fra la città e l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Aspettiamo che il Ministero delle Infrastrutture si decida a firmare la concessione definitiva, perché come sapete abbiamo realizzato a livello di Regione Campania un unico sistema regionale aeroportuale che fa capo all'aeroporto di Capodichino, che ha avuto una gestione davvero straordinaria in questi anni. Grazie.